Sottoporta. Eccoci con un nuovo appuntamento di Scommetti Sottoporta qui su Radio No Frontiere. Allora, chi comincia nel descrivere subito le gare per la nostra rubrica? Chi comincia? Comincio io con le mie scelte per questa 31esima giornata di Serie A. Aspetto anche che Federico prenda carta e penna per segnare. Sì, mi appunto tutto. Le sue dritte perché voglio vincere questa volta. Noi dobbiamo vincere, dobbiamo assolutamente portare a casa il money. E quindi proviamo con queste scommesse, con questa bolletta. Allora, abbiamo scelto due partite a testa, come sempre. Parto con le mie, Roma-Lazio e Atalanta-Milan. Abbiamo scelto per il derby un bel gol, perché comunque è una partita sempre derby finisce molto, in gol. È sempre una partita molto speciale, quella del derby. Io avrei anche azzardato una vittoria della Roma, vi dico la verità, però poi mi sono tenuto sul gol, perché comunque secondo me la Lazio un golletto lo potrebbe segnare, anche se poi alla fine io vedo una vittoria netta da parte della Roma. Ricordiamo che però si giocherà in casa della Lazio il derby, ma non è previsto una grande affluenza di pubblico. Comunque sarà un derby molto molto interessante, anche in vista del terzo posto che la Roma dovrà difendere dall'assalto dell'Inter, che invece poi ospiterà il Torino. Non so se è stata inserita nelle vostre scommesse. Per Atalanta-Milan invece punto su un bell'X. Ho avuto anche una soffiata da un amico tifoso milanista che mi ha detto il risultato perfetto, finisce 1-1 Atalanta-Milan. Io ho detto va bene, allora giochiamoci questo X. Perfetto, quindi Lazio-Roma finisce con 1-1, 2-1, insomma finisce con in qualche modo finirà, questo è poco ma sicuro, con gol per entrambe le squadre. No, assolutamente, speriamo quantomeno. E invece pareggino fra Atalanta e Milan, può finire in qualsiasi modo chiaramente, con il segno di pareggio. Federico, tocca a te. Sì, io per quanto riguarda la rubrica delle scommessine ho lanciato la mia idea di Carpi-Sassuolo 1-2. Carpi-Sassuolo 1-2. Sì, perché 1-2. La vedo una partita molto dinamica. Nessuno delle due pareggio non serve a nessuno. Nessuno delle due serve il pareggio. E quindi, siccome è anche un derby, diciamo, emiliano, la cosa si prospetta interessante, perché ogni derby nessuno vuole perdere. Tutti bella, vogliono bella, vincere. Bella, ricordiamo bella. Che Carpi-Sassuolo è una manciata di chilometri, possiamo andare anche noi. Non troppo. Però è uno scontro interessante, perché il Carpi è sarebbe salvo oggi, e quindi sta lottando veramente per una salvezza, sembrava iscritta all'inizio stagione. Il Sassuolo, se vince, va a due punti dal Milan, se non erro, zona Europa League. Quindi insomma varranno certamente le motivazioni più forti. Certamente. Per quanto riguarda l'altra partita, io ho messo Bologna-Verona 1-2. Anche in questa occasione. Motiva? La motivazione è perché anche questa partita, diciamo, il Verona deve tutto e per tutto fare un po' di grinta ai propri giocatori, nel senso che hanno dimostrato. Ciascuno di loro, consapevole della Serie B, vuole mettersi in evidenza per essere accaparrabile, come si suol dire. Lo sai che hai scelto proprio le due partite inizio fine, cioè sabato alle 18 c'è Carpi-Sassuolo, ma Bologna si giocherà lunedì sera. Mamma mia, abbiamo preso la prima e l'ultima. Non ci facciamo mancare niente. Assolutamente. Cerchiamo sempre una bolletta spezzatino. Una bolletta spezzatino, però aspettate lunedì, non andate già a vincere. Immagino che se ci manca solo Bologna per una 1-2 proprio, cioè saremo lì. No, il Bologna ha dimostrato dei cedimenti, quindi non escluderei la vincita del Verona. Però se il Bologna gioca col suo piglio di sempre, come sa fare, la vince senz'altro questa partita. Quindi io direi che per questa rubrica scommessina è tutto. Quasi tutto, quasi perché tutto, c'ho anche i miei risultati. Vogliamo dire cerchiamo di. C'è questa retata in redazione che mi vogliono scalzare, quindi no, anche sto scherzando. Messi d'accordo con Ciro di non farti fare, diciamo, però la bolletta esce poco, ecco, esce poco così. D'aprile è annunciato per questo. Per quanto riguarda la rubrica, vai Raffaele, c'hai quanti dovevamo farle la giornata effettivamente. Vai. Allora, ultime due partite per quanto riguarda questa rubrica. Allora, io il Torino l'ho giocato, ma per me vince l'Inter. Si gioca a Milano, Inter-Torino finisce con 1 più over 1,5, quindi è partita con la vittoria dei nerazzurri, ma con più di 2 gol, a partire da 2 gol in su, ecco. Chievo-Palermo, partitaccia, io ho messo X2 più gol,
il Palermo ha bisogno. Chievo, ti rigiochi dopo il colpaccio a Genova con la Santo. Ripeti la commessa. Allora, Chievo Palermo per me finisce con X2 più gol. Quindi potrebbe finire in pareggio o con la vittoria del Palermo, a patto che appunto i Clivenzi e la squadra siciliana facciano entrambe gol. L'importante è che il combo. Combo, sì. Proviamo ad alzare un pochettino l'asticella. Puntata minima di 3 euro. Poi potete anche scommettere sicuramente di più. Certo. Quindi ricapitoliamo. Sempre comunque su delle cifre ragionevoli, sicuramente, senso, sicuramente sì. Non sì, mi giocate la casa, ecco. No, no, non conviene. Nella vabbè, maniera diciamo più sarà anche sul Chievo, non conviene giocare. No, no, direi sarà anche l'occasione per Novellino di dimostrare un attimino di avere la squadra in pugno per poter delicata, delicata, insomma, la delicata cosa. Perché poi il Chievo non si sa come sta messo, perché le ultime partite non sono state anche se ha vinto a Genova la Samp, non ci perché poi i giocatori, come tu ben sai Raffaele, tu hai giocato fino alla Lega C2 Pro. Sì, magari giocato, magari ma non hai mai giocato, no, più che altro scommesso in nero. No, 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 non si dice C2 no, mi riferivo è un pesce d'aprile, che avete capito, no, diciamo la finanza che stava già arrivando ad arrestarci. In realtà sentivo già le sirene. Raffaele già gioca con l'Independence di Montevideo per non farsi. Wow, che cosa si è andato a scavare? Cioè, dicevo che il Chievo, le ultime partite, forse perché i giocatori si sentono già saldi, il rendimento è stato un attimino non dei migliori. È abbastanza indecifrabile, decisamente. Allora, facciamo un ricapitolone velocissimo. Allora, Lazio Roma gol, Atalanta Milan X, Carpi Sassuolo 1-2, stessa cosa per Bologna Verona 1-2. Inter Toro 1 più over 1,5, Chievo Palermo X2 più gol, puntata minima come detto 3.